Eh sì, è proprio così. I primi alberghi, possiamo dire, erano i conventi, i monasteri, perciò c'è un legame in un certo senso. È anche una scusa per portare qui delle eccellenze e partire dalla tradizione per sviluppare un'innovazione comunque nel segno della qualità. L'idea moderna dell'ospitalità è proprio questa, lasciare i clienti che arrivano appropriarsi del territorio dove stanno e chiedere al territorio di venire in questi posti dove c'è l'ospitalità. Non è un punto chiuso, ma è solamente, deve essere un fulcro dove attirare intrattenimento, la gastronomia, l'enogastronomia. Perciò è un totale scambio, cioè il territorio arriva dentro gli alberghi, frequenta i ristoranti piuttosto che i bar o i momenti di intrattenimento, e i clienti vanno fuori e girano perché devono avere l'opportunità di conoscere il territorio e vengono in Sicilia per questo, non vengono a stare in una stanza d'albergo che possono trovare ovunque, devono vivere il territorio. Per lungo tempo siamo stati un'impresa familiare, ora siamo una grande impresa con tanti manager, ma conserviamo il senso di famiglia, e questo è stato un omaggio a mia mamma che è scomparsa l'anno scorso. Abbiamo chiamato tutti i nostri bistrò alla carte Donna Floriana, in memoria di mia madre che ci faceva, insomma, come tutte le mamme, come tutte le nonne, trasferiva quei sapori che sono indimenticabili, sono le memorie che abbiamo anche della nostra famiglia. Noi abbiamo una ricchezza in Italia che è veramente gigantesca, e in Sicilia questa ricchezza gigantesca si moltiplica all'infinito. Io ritengo, dal mio punto di vista, con questa ricchezza che ho visto di tanti prodotti, dovrebbe esserci una collaborazione stretta con le vostre università, perché tramite la ricerca universitaria andiamo a codificare e dare forza a una realtà che esiste e non far finta di ignorarla. Che mentre nelle altre nazioni la maestria si conquista attraverso delle scuole, perché per diventare maestro bisogna che sia certificato che ho già fatto 7 anni di professione e devo superare degli esami, a me maestro o maestro dei maestri me l'hanno regalato i colleghi o i giornalisti. Non è che è un titolo che ho conquistato perché ho superato un esame. Qua in Italia non c'è ancora questo. Beh, posso fare i complimenti a chi l'ha organizzato, a Marcello, per il dottor Marcello, che ha avuto questa intuizione o questa volontà di promuovere il suo territorio e far partecipare centinaia di persone. Questo qua gli fa onore, perché vuol dire che lui sa dare e spero che riceverà nel prossimo futuro, perché chi non sa dare non può pretendere di ricevere. E questa qua per me è stata una lezione di vita, perché persone come lui, se hanno successo, è perché se lo sono guadagnato sul territorio. Ma c'è un'evoluzione in positivo, c'è un comparto agroalimentare che un po' soffre, ma rispetto al passato, voglio dire, c'è un'agricoltura un po' più visionaria, un po' più meno rurale, e quindi c'è una certa evoluzione della trasformazione del prodotto agricolo, di cui noi pasticceri gourmet siamo agevolati a trasformare, e poi con le ambizioni di esportare nel mondo. Sono iniziate in Italia prima le scuole piemontesi, venete, lombarde ad esportare le cornie regionali, che poi sono diventate dei dolci, dei classici a livello internazionale. La Sicilia negli ultimi 10-15 anni, bisogna dire, che sta ulteriormente rafforzandosi culturalmente nel visionare il modo di una creazione tipica siciliana, di come la si può interpretare vendendola in piattaforme di tutto il mondo, sia online che su piattaforme tradizionali. Questa è l'occasione di vedere qui tanta bella gente, professionisti importanti, ma soprattutto vedere un'azienda come La Mangia, la quale forma centinaia di plotoni di cucinieri, di cuochi, di pasticceri, di manager dell'intrattenimento, dell'industria del turismo, l'ospitalità in Sicilia, persone da tutto il mondo che si innamorano del nostro cibo, ma che poi lo vogliono trovare anche a casa loro. I dolci siciliani, oggi ne sono qui anche la testimonianza, sono un patrimonio indiscusso, e mi auguro che proprio la presenza di molti ragazzi oggi in questa giornata dedicata ai dolci del convento, dei monasteri,
possano essere un po' il tramite per il futuro, perché ci sono tradizioni che si stanno totalmente perdendo. Io nel mio piccolo sto portando avanti qualcosa. L'altro giorno ho fatto per esempio l'armisante di pietra persia, che è un dolce semplicissimo che fuori da pietra persia magari nessuno conosce. Ecco, l'obiettivo è farlo diventare di valore nazionale.